Allora, stasera vediamo come installare Kuberite. Kuberite è un'alternativa scritta in C, quindi un linguaggio molto più performante rispetto a Minecraft che è scritto in Java ed è sostanzialmente una soluzione open source tipo Mindtest, che però è molto più vicina a Minecraft di quanto non lo sia Mindtest. Mi incuriosiva molto perché oltre a essere sostanzialmente una versione open source e più veloce di Minecraft, ha anche la caratteristica di poter essere programmabile, le mod le possiamo scrivere con l'UA ed ecco da qui diciamo tutto l'interesse. Ora vedremo come installare Kuberite su macOS. Quindi installiamo Kuberite targz, scarichiamo quindi un targz che andiamo a vedere, lo apriamo, viene installato un direttorio che si chiama server, eccolo qua, e a questo punto in linea potenziale, Kuberite può già essere lanciato, nel senso che abbiamo questo eseguibile che se lo apriamo, vediamo se ce lo lancia. Ok, lo apriamo, open, apro un terminale, parte Kuberite che si installa, crea un mondo e questo mondo che ci ha impiegato pochi secondi è già disponibile. Come facciamo a entrare in questo mondo? Possiamo entrarci con il nostro client Minecraft, quindi Minecraft tradizionale. Entriamo con il nostro account. Entriamo nella versione 1.12.2 che è l'ultima presente in questo momento. Facciamo play. Ci lancia il client nel modo tradizionale, multigiocatore. Aggiungiamo un server, Kuberite 127.0.0.1, e questo server, eccolo qua, se entriamo direttamente nel server. Come vedete, il server risponde e noi stiamo lavorando tranquillamente nel nostro server. E qui possiamo, ok, fare tutto ciò che è normale fare in Minecraft. E con una versione che è praticamente identica a quella di Minecraft standard. Ora, questo primissimo video finisce qua. Nei prossimi video vedremo come installare Kuberite in modo tale da poterlo controllare meglio, soprattutto in una LAN.